e vediamo un attimo. Mi rendo conto che questo gioco è grande e che probabilmente la sua casa ideale sarà su YouTube, quando sarà appunto numerato eccetera eccetera, puntata per puntata, insomma. Qua purtroppo viene mostrato un po' così, sì, in sequenza ovviamente, però è difficile essere lineare, d'altronde con orari diversi, impegni diversi, eccetera eccetera. Porca vacca, immagino che sia difficile per tutti seguirlo come si deve. Mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace. Restituisci la statua di Giada e ok, prendiamoci la moto e andiamo avanti. Guida 270DX, va bene, c'è cos'altro qua? Oh, questa qua, la 600 Coupé S, una linea classica, non passa mai di moda. Perfetto, abbassiamo un attimo il volume. Ok, oggi in realtà avrei dovuto saldare con lo stagnatore una cosa del pad. Alla fine non l'ho fatta perché mi sono messo a fare cose un po' più concrete, diciamo, per altre cose. Per altre cose del canale. Ho sistemato un pochino. Ciao Scamandrio! Ho sistemato un pochino il server Discord che sta diventando un bijou. Sta veramente diventando qualcosa di molto molto carino, sono contento. Anzi, probabilmente ragazzi, chi vedrà questo video in differita e anche chi sta guardando la live, mi permetterò di mandarvi un messaggio in privato dopo per capire una cosa molto molto velocemente. Semplicemente vi chiederò dove giocate, punto di domanda, anche se magari già lo so, ma c'è un motivo sensato. Ciao Valerio! What if you never feel at home anywhere? Then I think you must guard your soul carefully, so as not to lose it. Certo che queste statue qua fanno molta impressione. What would you like to Grazie, learn? grazie King, grazie mille, grazie di cuore. Allora, disarma il nemico dopo averlo ruotato in scatto, oppure il calcio inverso rotante abbatti gli avversari. XX, tieni premuto X. Ok. Ah no, mi serve questo prima. Colpo, seguire contro avversari storditi. Va bene, vediamo adesso se lo fanno mettere in pratica. Allora, X, tieni premuto X. Ok, bello, bello. Bello, riproviamo. Ma è un tipo di gioco della GTA questo? Sì, vagamente direi. Nel senso che è un open world con una mappa grande da esplorare. Però c'è meno shooting, Valerio. C'è più combattimento corpo a corpo, direi. E la narrazione è un po' più vecchio stile, quindi un personaggio unico. Ma l'hai mai visto? Che strano, cavolo. Che strano. Bravo, bravo, King. Ma veramente, guarda, oh, sei un utente d'oro. Se tutti fossero così, mi bacerei i gomiti, porca puttana. Ma purtroppo non è così. Va bene, dai. Comunque, grazie mille. Grazie mille. Se fossero tutti bravi e attenti come te, guarda, quello che sto cercando di fare sarebbe molto molto più facile, e invece purtroppo è uno su 100, come ti dicevo, uno su 100. E qua in chat ce ne sono tre, comunque, a parte gli scherzi. C'è qualcuno molto premuroso che ci tiene a quello che faccio, mi fa davvero piacere. Sono persone a cui tengo particolarmente, ecco, perché senza di voi non farei queste cose. Allora, vediamo un attimo. Indizio Hotshot 2, raggiunge la zona dei lavori stradali. Club arti marziali non mi interessa perché ci siamo appena stati. Vai. E comunque Valerio, se hai domande chiedimi volentieri. Allora, ti faccio sinteticamente degli appunti. Questo gioco è nato nell'epoca 360 Play 3, ok, ebbe un discreto successo ma non vendette molto. Hanno fatto poi una riedizione remaster grafica con tutti i DLC ed è davvero davvero bella da vedere, basta che giudichi con i tuoi occhi, nel 2014, bene o male, su Play 4, 360 e PC. E quindi è rifatto graficamente, è più rifinito nei comandi e ha tutte le espansioni, ecco, disponibili del gioco. È un GTA più o meno, ma non hai così tante attività da fare, nel senso che giri per la mappa, prendi i veicoli, rubi i veicoli, picchi le persone, hai le attività secondarie come per esempio gli inseguimenti, ti puoi allenare, puoi imparare combo nuove. Oppure basta, questo qua è sinteticamente il gioco. Dopo puoi anche cambiare i vestiti, hai l'equipaggiamento. Insomma, è un piccolo GTA in un certo senso, però molto meno cose da fare, insomma. Nonostante nel combattimento sia 10 volte meglio, perché questo qua è un gioco di combattimento open world sostanzialmente. Spero di esserti stato d'aiuto e soprattutto spero tu sia ancora in live, che ogni tanto mi capita di parlare da solo. Ciao King Spicy.
You trying to insult me? That car's crap. Let me fix my car up, then I'll take you. Easy. Fine. It's your funeral. Piazza una cimice sotto l'auto di Hot Shot. Ok. Ecco, quindi Valerio, devi vedere un po' te. Ti dico solo che è un gioco molto molto buono. Fai conto, un 7,5-8 se lo merita sicuramente. Almeno un 7,5 volendo proprio essere bassi. Almeno un 7,5. Più che altro, sai cosa? Ti devono piacere le storie poliziesche, quindi spionaggio contro spionaggio, infiltrazione, hai capito? Quelle cose lì. E sono tematiche che non ti piacciono, penso tu faccia fatica ad apprezzarlo, ecco. Se invece ti piacciono molto, tanta roba. Ok. Ok. Perfetto. Il remake di Saints Row credo che sia un buon prodotto, perlomeno a vederlo così, e sembrerebbe molto più incentrato sulla narrazione, ecco, quindi io spero di poterlo prendere, ecco. Mi dispiace, cavolo, che ho perso il preordine a 31 euro. C'era 31 euro sul computer, cavolo. E adesso costa 37,38, però se riesco me lo prendo e ve lo mostro e lo condividiamo, insomma, ecco. Però sono fiducioso, sai cos'è che non mi ispira molto? Secondo me sta vendendo malissimo, perché io l'ho visto svenduto. Addirittura su Amazon mi è arrivato un buono, che però non uso perché non mi interessa per console, per prenderla a 29 euro. 29 euro al day one, Per cui non so onestamente, secondo me venderà poco, hanno paura. Venderà pochissimo, non so il perché, o la gente non se lo ricorda oppure è dubbiosa. Boh, speriamo bene, dai. Anche perché comunque è sviluppato da Volition. Volition le sa fare le sue cose. Ciao Braxos. Non ho mica capito, Spicy, in che senso puoi prendere gratis cosa? Saints Row? Spiegami che sono curioso. Chiama Tang. Yes. Inspector, it's Wei. Hotshot's gonna race Ace. And he's talking like he's not gonna let Ace make it to the finish line alive. Do you know where it went? Not yet. Hey, one other thing. Hotshot and his friend Nas. Nas Singh, the drug smuggler? You know him? Yeah, I know him. He's an informant for HKPD. He's the one that put us on to Hotshot in the first place. The fucking guy is playing both sides of the game. You want me to tell him to shut up? No. I agreed to help you, Inspector, but not if it gets me killed. Do everything you can to keep my cover intact. I'll deal with Nas myself. All right, Wei. All right. For now, let me know if you find out anything about that race. Ma no, ma King, ho capito cosa vuoi dire. Gli sconti non sono cumulabili. Io ho 3 sconti su Saints Row. Non posso mica prenderlo gratis. Ho 3 sconti per quel gioco lì, ma non funziona. Non è così, insomma, è impossibile. Impossibile. Possibile che uno accumulando gli sconti lo prenda gratis. Beh, altrimenti sto cazzo, voglio dire. Ci ti fanno già 20 euro di sconto. E Time Easy a 29 euro. Valerio, quello lì è un gioco. È un indie. È un indie, hai capito? Un po' come. Te lo ricordi Hellpoint? Oppure Dolmen? Ecco, su quella falsa riga di quei giochi lì, insomma. Non aspettarti un Sekiro o un Dark Souls, ecco. Aspettati una copia bruttina di Dark Souls o Sekiro, eccetera, eccetera. Che poi in realtà mi sembra che Team Asia... Ho bisogno del furgone, ho sbagliato, scusate. Scusate, ero un attimo solo pensiero. Mi verrebbe da dire che forse è un po' più simile a Devil May Cry. Ma non sono sicuro, perché c'è un titolo di cui parlava Falco Nero l'altro giorno... Che ha detto, ragazzi, questo gioco qua lo hanno spacciato come... Ah no, sapete cosa? Forse è... Soulstice, non mi ricordo. Fatto sta che lui diceva... Ve l'hanno spacciato come Souls-like, non è vero.
è un hack and slash come Devil May Cry. Non mi ricordo se sia Time Asia, quel gioco lì, oppure Solstice, oppure qualcos'altro. Vabbè, Lies of P, sono sicuro che è quello di Pinocchio in stile Souls, che ha collaborato con Sabaku, eccetera eccetera, se non credo male. Dolmen è un Souls-like, è un Souls-like, per cui non mi ricordo di cosa parlasse lui, onestamente, boh, non me lo ricordo, se sia Team Asia o qualcos'altro. Beh, qua attività da fare. Ah, Solstice. Solstice, allora, è un action tipo Devil May Cry, giusto? Ok, ok. Ok, nonostante Soul, ti faccio un po' pensare ai Souls, però va bene, dai. Beh, lì hanno sbagliato loro a brandizzare il gioco, comunque, vabbè. Aio. Giù. Ah, ecco, esatto, esatto, esatto. Ok, ok, quello lì intendevo io. Sì, ma lì, cioè, gli hanno dato un nome che sembra proprio Soul Scuff. Vabbè, aia, ho dimenticato di contrattaccare. Ah, porca. Scamandrio, volevo chiedergli una cosetta. Cioè, no, volevo parlargli un po' semplicemente. Se c'è ancora in chat. Perché quando parlo con uno non vorrei farvi capire che non voglio parlare con gli altri, sia chiaro. Cerco di rispondere una cosa alla volta, non prendetevi male. Più che altro hanno giocato sull'assonanza per aumentare le vendite. Esatto, sì, ho capito, ma tu giochi su un'assonanza sbagliata. Cioè, se tu vuoi vendere quel gioco a quelli che apprezzano i Souls-like, sapendo che non è un Souls-like, a chi lo stai vendendo? Alla persona sbagliata. Su Death Stranding hanno fatto esattamente così. Death Stranding è stato odiato da tre quarti delle persone che l'hanno comprato, perché purtroppo si aspettavano una roba completamente diversa, no? Ok, hai guadagnato soldi nella run a breve termine, ma boh, a che scopo? Non so, vabbè, dai, hai capito. Cioè, è come se mi mettessi a pubblicizzare Genshin Impact quando in realtà non mi interessa mostrare Genshin Impact. Sì, vabbè, è un guadagno di un qualche tipo strano, però non so quanto produzione possa essere. Ma dove devo andare io, che non ho capito? Tiffany, ci sentiamo. Oh, hi! How are you? I'm good. Listen, you busy later? Well, I'm working. Why? I was thinking of dropping by Bam Bam to see you. Oh, that'd be great. You wanna sing karaoke? Well, you have to get a few drinks in me first, but maybe. Niente, volevo dire, Scamandro, se vuoi chiedermi qualcosa, ben venga, Ecco, tutto qua. E schede, contatti, Tren, vediamo. Ciao, Mast. Yeah, hello? Manda, it's Wei. You doing anything later? Wei, hi. I was going to go see Magistrate Park. You wanna come along? Yeah, cool. See you in a bit. Meet me at Victoria Peak. Yeah, that'd be fun. See you, Wei. Ma tutte ste chiamate? Ok, Wei, la prossima è una bisai. Ne ho viste parecchie dalle parti di Aberdeen. Ok. La canzone di Tiffany. Fotografa Amanda. Trova la bisai contrassegnata. 500 metri. Beh, andiamo a fare queste cose qua, onestamente. La canzone di Tiffany, anche se non capisco il senso. Ti sto seguendo, ma sto guardando qualche offerta. Ah, ok, ok, va bene, va bene, va bene. Guarda, Scamandro, se ipoteticamente sei nel server Discord, in alto, a sinistra, ci sono i link che penso una volta li hai già usati, perché sai che sono affidabili, ecco. Su CD Keys e anche su Instant Gaming. Se usi quelli lì, sai che mi aiuti volendo, ecco. Mi sembra che Instant Gaming abbia dei prezzi più vantaggiosi di recente, Tipo, ieri ho visto quella da 35 euro che era scontata al meno 21%. Stasera c'è la live, a cosa giochiamo? Non lo so. Non lo so. Tanto per cambiare, vero? Da che parte si entra lì? Sto cercando anche di lavorare quello dell'altra sera, cos'è? Dai Young, dici? Sto cercando di lavorare anche sull'affiliazione di Dai Eneba, che è un altro buon sito che ogni tanto è effettivamente vantaggioso. Ma bisogna avere un sito internet per avere Eneba. E un sito internet costa 400 euro, tipo. Per cui non riesco, ecco. Non riesco al momento. Altrimenti l'avrei già fatto, cazzarola. A parte che dopo mettendo le commissioni non è così tanto vantaggioso.
perlomeno non sempre. Dov'è il karaoke? Dai Young non lo so, onestamente, non lo so. Ah, di qua, che stupido, dai. Vediamo che canzone c'è sto giro per il copyright. Sono curioso. Non credo, no, no, no. No, perché deve essere proprio un sito speciale dove devi mettere delle stringhe di testo, dopodiché loro lo verificano, eccetera, eccetera. E infatti... Beh? Ah, ma credo sia voluto questa cosa qua muta, sì, dai. Canta una canzone per Tiffany, yay! Allora, canta al karaoke, vediamo cosa abbiamo di bello. I Fought the Law già fatto. Really in the Years, non so cosa sia. Air Supply. Beh, non si sente la preview. Vabbè, ok. Al 2 su 360, ho giocato al 3 e al 4, sì, li ho giocati praticamente tutti, e anche l'espansione infernale. E i primi due capitoli erano giochi seri, dal 3 in poi le cose degenerano. Sono ottimista, ottimista. Ti scrivo su Twitch, Scamandri, va bene? O su Instagram, o su Telegram, mi scrivi tu come vuoi meglio. Really? So soon? You don't want me to sit on your lap and sing for you? That's the kind of thing clients usually want. Well, when you put it like that... Dai, way. Dai. Let's go sing. You ready to go crazy? I'm a pro, so try to keep up. Stand up! Sì, 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 King. Sì, sì, posso, posso. Posso. E anche gli altri credo possano farlo. Mentre quello che non potete fare voi, tra virgolette, è nel canale delle offerte, non potete vedere chi c'è dentro. Io sì, voi no. Sul gruppo Telegram invece tutti possono vedere tutti, credo. Se non ricordo male. Non vorrei dire una fesseria. È un passo semplice. Guarda, Scamandro, se vuoi ti aiuto io ventieri, perché... Ci guadagni tu, ci guadagno anch'io, insomma, per cui ti aiuto volentieri. Yeah, sure. Why not?
Dopo dipende, lo useresti da mobile o da computer. Comunque su computer c'è l'applicazione e su mobile idem. Per cui non è assolutamente difficile, assolutamente. Vai dentro, ti scegli da PC. Ah ok, allora ancora meglio. Clicchi, ti installi l'applicazione che alla fine occuperà 100 mega, non lo so, boh. Come tipo Telegram, computer o Facebook, quelle cose lì, insomma. E dopo ti scegli un nome utente. Basta. Non devi fare niente, non devi fare. Va bene, grazie King. Va bene, va bene. Mi fa piacere anche come podcast, dato che parlo tanto. Vedi Valer, questo qua è un buon gioco se ti piacciono i giochi di combattimento. Perché tu tre quarti delle persone le ammazzi a pugni, non sparando. Porca vacca. No, no, no. Ah, niente. Porca vacca. Mi sono sbagliato. Bastardo maledetto. Meno 14.000, brutti infami. Niente, era tosto quello lì. E poi mi sono anche distratto, vabbè dai. Cosa abbiamo da fare qua? Vediamo un attimo. Rubiamo una moto. Dammi la moto. Dai. Vai a letto. Ah. Ok. Uno guarda la chat. 3 secondi e mezzo. Si schianta. Muore. Watch Dogs, no. Watch Dogs, allora ti spiego. Must, che è qua presente in chat, me lo ha regalato. E quindi l'ho voluto provare. Perché desideravo giocarlo. Ma non è il momento giusto per giocare Watch Dogs, anche perché è impegnativo. Prima finisco un open world che ho già iniziato. Quindi o questo o Berseria. Dopodiché che mi si libera un po' di spazio, sicuramente giocherò Watch Dogs Legion, che non vedevo l'ora. Ieri l'ho solo voluto provare perché ero molto molto curioso. Il sistema di videosorveglianza è di qua, eh? Perché mi indica là sotto che non capisco? Dai, va. Sì, confermo. Però, per discolparmi un attimo, volevo semplicemente dire che pensavo di ricordarmi i comandi, le meccaniche di gioco. A quanto pare non è stato così, insomma. Cioè, mi ricordavo come sparare, eccetera, eccetera, però non mi ricordavo l'hackeraggio, le telecamere, eccetera, eccetera, insomma. Questo qua è il bastardo, credo. Identifica il fornitore e fallo arrestare. Tu. Credo sia lui, insomma. Vediamo. Ecco, questa qua è un'attività che non avevo mai visto nei giochi. Il fatto è che tu tramite telecamere devi identificare un bastardo e farlo ammanettare. È simpatica. Era molto originale a modo suo, eh. È un peccato che non abbia venduto come poteva. E poi un altro gioco che vorrei mostrarvi. Però non informatevi se non lo conoscete, perché sarà una sorpresa molto piacevole. Qualcuno di voi ha mai giocato a Kane and Lynch? Vediamo, è un po' particolare, eh. Voglio solo sapere se qualcuno di voi lo conosce. Dovrei essere dentro. Bene, bene, Scamandri. Ottimo, ottimo. Mai sentito. Tutti e tre i Watch Dogs, devo dire che mi sono piaciuti. Peccato solo che l'ultimo titolo commercialmente non è andato molto bene. No. Non è andato molto bene. Addirittura io ho sentito che i server li spegneranno fra pochissimo. Cioè, tipo, sono durati 1 anno e mezzo, 2. Che poi, per carità, è un gioco single player. Quindi senza server non è che lo butti via, ecco. Però la componente multiplayer era carina, addirittura la provavo l'altro giorno con Must e hanno fatto quella con gli zombie. Un aggiornamento gratuito per tutti, dove c'è Londra invasa dagli zombie, era carinissima. Infatti mi dispiace quasi quasi la gioco prima che stacchino tutto. E comunque Kane & Lynch è un franchise ormai abbandonato, sviluppato da IO Interactive. Chi sono IO Interactive? Sono gli sviluppatori della serie ben più famosa Hitman. Hitman era uno stealth in terza persona con delle fasi action, diciamo, ogni tanto, ok? Dove c'era appunto il pelato con il codice barre sulla nuca tatuato, va bene? Bon. E 6-7 anni fa, no, penso anche di più, nel 2008 hanno fatto una nuova IP che si chiamava Kane & Lynch. Questo gioco
aveva la narrazione che ruotava attorno a due personaggi, quindi li giocavamo in parallelo. Uno era tipo un ex poliziotto con un passato burrascoso e l'altro invece era un mezzo galeotto, se non ricordo male. E questo però, nonostante fosse terza persona come Hitman, non era uno stealth, bensì un action nudo e crudo. Sì, non alla Doom, sia chiaro, però tipo Max Payne, per capirci un attimo. E il primo fu una boccata d'aria fresca, tant'è che ebbe un buon successo. Tante persone erano incuriosite, no? Anche dal background di successo degli sviluppatori, e lo comprarono. Tant'è che dopo fecero un secondo capitolo, che a mio parere era più bello in tutto. Però non ha venduto bene, e quindi si sono fermati lì. E quindi ve lo mostrerò volentieri. Ne hanno fatti due, esattamente. Ma io questi quelli picchio, ma a che scopo? Aia. Aio. Ma non era morto quello lì? Stranglehold, sì, me lo ricordo io. Me lo ricordo. Quello era proprio Max Payne, se non anche più frenetico. Era... è stato il primo gioco di John Woo. John Woo è quel regista di Taiwan, credo, o di Hong Kong, adesso non mi ricordo bene, che ha fatto Face Off, quello con Nicolas Cage e John Travolta, no? Dove si scambiano le facce, se non ricordo male. E ha fatto Boiling Point con l'attore, come si chiama? Ah, quello dei Pirati dei Caraibi anche, Chon e qualcosa, vabbè. Fatto sta che è un gioco di John Woo quello lì, che è il maestro dell'action asiatico. Ha fatto anche la trilogia A Better Tomorrow, tipo, che dovrei avere in DVD originale, incredibile ma vero. Insomma, è un gran gioco quello lì, un bel action. Ma c'è mica qualcosa da prendere qua, vediamo un attimo. Kenan Lynch è molto carino. Ha fatto anche Mission Impossible 2, esatto, esatto. Sì, sì, perché John Woo era un mito, è un mito, insomma, dei film action. Dopo ha fatto Wind Talkers, con Nicolas Cage sempre, che parla praticamente nella Seconda Guerra Mondiale. Questo qua c'è già sopra in video, lo guardiamo, ma non credo. Parla di un soldato che a cui viene affiancato un indiano Navajo, perché stavano sperimentando un sistema di comunicazione criptato, diciamo, un po' come il codice e la macchina Enigma dei tedeschi, però loro lo facevano basati sulla lingua Navajo, e quindi ogni soldato aveva il suo soldato Navajo a parte per comunicare fra di loro senza essere capiti, insomma, molto bello. Però ha floppato, cioè c'erano dei luoghi comuni un po' sbagliati, vabbè, insomma, era un film molto commerciale. Questo panzone qua, che mi fa sempre male, brutto schifoso, perché le prese su di lui non funzionano e quindi mi scombussola i piani. Aglio. Ma, oh, sto contrattacco, me lo fai o fai finta? Wayne Tuckers l'hai visto al cinema? Ecco, ecco, appunto. Allora lo conosci bene. Bello, bello, bello. Lo rivedrei volentieri, eh. È anche molto crudo come film, con la scusa che c'erano anche i lanciafiamme, no? Scamandrio, allora, se sei dentro il server Discord, tu dovresti vedere svariate cose a sinistra. Però prima devi fare verifica, che è tipo in basso. La verifica in pratica è una sorta di bot che è messo lì per controllare che gli account non siano tipo virus o robe varie che entrano nei server, perché capita, ecco. Per cui è per la sicurezza di tutti. Però finché non lo fai non puoi vedere niente, non vedi. È tutto bloccato, tipo. Ok.
Andiamo ad hackerare questo, credo. Ottimo, ottimo, sono contento. Perfetto. Vedrai che c'è una sezione offerte PC e dopo c'è una sezione offerte e basta, con dei link fissi, insomma. Viola la telecamera. È qua sopra forse, vediamo. No. No, 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 no. Ci dovrebbe essere la centralina da qualche parte qua, ma non la vedo mica. Ah, non è mica questa qua, cazzo. Ah? Quella telecamera lì. Ah, eccola qua. Mi sono confuso, dai. Con Watch Dogs mi sono confuso. Allora, questo giochino qua è bellissimo. 0, 1, 2... No, ho sbagliato. 3. Allora, il 3 è ok. Il 2 lo mettiamo qua. Qua ci mettiamo il 4 e qua ci mettiamo il 5. Il 2 lo mettiamo qua. Qua ci mettiamo il 6 e qua ci mettiamo il 7. Ah, che culo. Perfetto. Usa il sistema di videosorveglianza. Dopo, però, da casa. Adesso vediamo un attimo. Ma questo gioco è uno di quei giochi che meritava di più, meritava, tanto per cambiare. Meritava di più. Che poi questo qua alla fine, non so se i più anziani tra di voi, compreso il sottoscritto comunque, ve lo ricordate True Crime, Streets of New York e Streets of LA dell'era Play 2 e Xbox, diciamo? Ecco, questo qua è il sequel spirituale di quelli, se non ricordo male. Ed erano uguali a questo, ovvero degli action open world incentrati sul combattimento corpo a corpo e anche le pistole ogni tanto. Cazzo. Vabbè, ok. Ho premuto Y e niente. E io invece ho giocato solo al primo, che era a Los Angeles. Dopo hanno fatto New York, ma non l'ho mai giocato quello. Mi sono preso un sacco di botte qua. Ah, vabbè. Dai, vediamo di tornare a casa, dai, che sono stufo di prendere botte. Indecisione, vai a letto, sì. Facciamo un po' di trama principale, perché altrimenti qua non finiamo veramente più sto gioco. Però sti stronzoni maledetti, siccome io mi voglio vendicare, perché sono una persona vendicativa, spostatevi. Perfetto, ah, così sì che mi piace. Pezzo di merda, vieni qua. Adesso non ridono più gli schifosi. Guardate che belli che sono qua sotto sfracellati. E recupero i soldi che ho perso, più o meno. Anzi, molti meno, un terzo, vabbè. Però, vuoi vedere la soddisfazione personale? Prendi il ferro per gomme. Ah, già, è vero. Che si può fare anche sta cosa qua. Ok, perfetto.
Siamo al massimo, incredibile. Può anche speronare la macchina, eh. Gli incidenti sono bellissimi. Guardate. Questo qua per speronare a destra, a sinistra, avanti e indietro no, non si fa. Fa tipo i takedown come in Burnout. Eccoci qua. Qua possiamo completare l'attività della telecamera che abbiamo piazzato prima, che abbiamo violato prima, ecco. E poi mi sa che andiamo avanti con la storia, altrimenti non ci avrebbero detto di tornare qua. Vediamo. Ah, domani ragazzi, potrebbe essere che io la live delle 21 la faccia un po' più tardi, sapete? Un pochino più tardi, perché mi vedo con una ex compagna di classe che non vedo da 6 anni, tipo. Vado a cena fuori. Presto, però. Però. Allora, qua non c'è. Eccola qua. Chi dobbiamo prendere qua? Qua c'è una bella donnina. Però non mi dicono mica chi devo arrestare. Non mi hanno detto se è uno spacciatore, se è un fornitore d'armi, come mai? Vabbè, fra un po' mi verrà fuori la freccetta, dai. O forse è... prostituzione. Dai, su. Ah, è questo qua, eh. Direi questo qua sopra. Spero di aver fatto bene. Eccolo lì, ha la valigetta. What the hell? Central, this isn't the right guy. Allora, adesso leggo Valerio, aspetta un attimo, perché è una domanda molto interessante. Oggi sono andato dal meccanico a ritirare la macchina. Mi hanno cambiato il tubo del liquido di raffreddamento che si è rotto e un altro pezzo sempre dell'impianto di raffreddamento. Allora, un tubo, quindi un manicotto, solitamente ha una cifra molto variabile, nel senso che è vero che è un pezzo di plastica, però se è un tubo comune lo paghi 10 euro, se è un tubo particolare lo paghi anche 60-70 euro, primo. Secondo, l'altra variabile è un pezzo dell'impianto di raffreddamento è troppo generico, quindi potrebbe essere qualsiasi altra cosa, che sia economica o costosa, quindi potrebbe voler dire tutto e niente. 270 euro non sono tanti, però dipende da cosa ti hanno cambiato, hai capito? Perché vorrebbe dire tutto e niente. Io comunque ti dico una cosa per esperienza, ok? E siccome io tanti lavori li faccio sulla mia macchina, quello dei miei, eccetera, eccetera, anche degli amici, li facciamo con degli amici, eccetera, eccetera. E quando tu paghi un meccanico, non sempre paghi realmente la manodopera. Fammi spiegare. Solitamente per cambiare un pezzo, ok, se tu sai precisamente che pezzo è, ci vuole veramente poco il più delle volte. Tipo che ne so, sai che hai una valvola rotta, la cambi, ci metti un quarto d'ora. Quello che paghi tu veramente in un meccanico è il suo saper fare le cose. Perché se lui ci mette un quarto d'ora o quattro ore, a te teoricamente interessa relativamente poco, perché dipende dalla sua bravura e dal suo saper fare, hai capito? E poi c'è anche la parte della ricerca del guasto, eccetera, eccetera, per cui vuol dire tutto e niente, insomma. Sicuramente non è una cifra piccola, però vabbè. Allora, adesso che ho fatto il video di sorveglianza, andiamo a prendere la macchina e dopodiché andiamo a dormire, dai, visto che ci siamo. Che non è tanto distante, più o meno. Sarebbe da chiedergli che pezzo ti è cambiato, comunque. Che rubare le auto è molto divertente in questo gioco.
Il piantone dello starzo costa tanto, eh. Diciamo l'idroguida o comunque sì, vabbè, quelle cose lì sì. Sì, sì. E poi lì credo ci fosse anche tanta mano d'opera comunque, Tanta mano d'opera. Mamma mia. Purtroppo il meccanico, un meccanico di paese viaggia a 40 euro l'ora più IVA. Quindi sono 48-50 euro, 22% di IVA. 50 euro l'ora, ecco. E considerate che già a prendere il cofano eccetera eccetera, un'ora di mano d'opera tranquilli che ve la mette poco ma sicuro. Uno non si sporca neanche le mani. Poi guadagna anche un po' sui pezzi di ricambio, no? Ti dice sto qua l'ho pagato 30, quando in realtà magari voi al mercato lo comprate 22. Vabbè, cosa volete farci? E infatti quello che posso fare lo faccio a casa, ecco, perché non sono così benestante da potermi permettere certi lussi. Quindi il tagliando me lo faccio per conto mio e altre cosine varie, insomma. Perché il tagliando dell'auto, che è la spesa più frequente che uno fa, sono minimo 250-300 euro. Io con 80 euro di materiale lo faccio, ecco. Ma un meccanico mi chiede minimo 250-300 euro. Ma minimo, eh. Dopo dipende da tante cose, dalla cilindrata, quanti litri di olio ci vanno, quanto grande è il filtro dell'aria, eccetera, eccetera, insomma. Non avevo molta scelta, anche perché senza liquido di raffreddamento si fonde il motore. Sì, sì, assolutamente sì. E poi in questo periodo sono quasi tutti in ferie. Sì. Purtroppo è così, eh. 180 euro di tagliando completo. Beh, non è tanto, è onesto chi ti fa quel lavoro lì per quei soldi lì, eh. Non è tanto. Quindi olio, filtro aria e filtro abitacolo. Non è tanto. Anzi è poco, se devo essere sincero. Poi dipende che roba ti mette, eh. Perché se mi dici 180 euro ti mette l'olio più scarso possibile, che costa 3 euro il litro, è un conto. Se ti mette con 180 euro l'olio Castrol, che costa 9 euro il litro, è un altro paio di maniche. Buono. È un meccanico onesto, direi. Però ti voglio raccontare una cosa. Un mese fa parlavo con un collega a lavoro. Questo collega si fa... Ah, devo rubare questa. Si fa il tagliando in casa, ok. Un giorno un suo amico va da lui, e non sto scherzando, eh. Un giorno un suo amico va da lui e gli fa: ascolta, ma avresti tempo di farmi un tagliando? Gli fa: guarda, mi dispiace ma non riesco, sono preso male e non ho tempo con il lavoro eccetera eccetera. Ok, dai, vabbè, allora vado dal meccanico. Ecco, distraendosi uno muore oppure uccide gli altri. E va dal meccanico e si fa fare il tagliando, ok. Fatto il tagliando, va dal suo amico, era un meccanico di fiducia credo, adesso non mi ricordo bene, va dal suo amico e gli fa: ascolta, mi puoi controllare quale robe che hanno messo sono, se sono buone? E il mio amico, il mio collega, gli fa: guarda che ti ricordi che te l'ho fatto io il tagliando qua l'ultima volta? Sì. Fa: ok, io sul filtro dell'olio avevo fatto una tacca come riferimento. Ah, ok, e quindi? E fa: quella tacca che ho fatto c'è ancora. Fa: ma com'è possibile se l'hanno cambiato? Io ho detto: evidentemente non l'hanno cambiato il filtro dell'olio. Ma oltre al filtro dell'olio, anche il resto, perché lui segnava tutte le cose che metteva su in pratica sulla macchina per capire se qualcuno le ha manomesse o meno. Infatti, in pratica, sti qua gli hanno cambiato qualcosa, facendo pagare tutto il tagliando completo, ma gli hanno cambiato poco o niente. Questo qua è andato là e penso le abbia mezzi minacciate di denuncia, giustamente, ecco. No! Sono stupido, porto al garage. Ma dai, ma sono cretino, sono. Vedete, quando parlo troppo mi distrago. Cioè, sono andato a rubare la macchina, ok. Dovevo mettere la macchina qua e sono ancora a piedi, sono coglione, sono. Ma tanto coglione. È solo che non ho capito come si arrivava qua, onestamente. Anda lì. Va bene, adesso ci andiamo, lei. Va bene. Sì, no, comunque mi ero fatto prendere dal discorso, dai.
spero che non mi cancelli adesso l'obiettivo con le scuse che sono troppo distante. No, in teoria no, dai, perfetto. Ecco, basta, adesso non parlo più per il resto della live, ho parlato troppo. E dopo faccio le boiate, tipo adesso. Buono. Freghiamo questa visto che ci siamo, tiè. Già acceso il motore, stava già fumando. Boh. Allora, là c'è una gang che ho già battuto, per cui niente. Andiamo a fare questa gara che sono curioso. Decreto Formula One Manager 2022. Ah, ok, ok, va bene, grazie mille Scamandro, grazie mille allora. Mi fa piacere. Sono contento. Gara, scegliamo questa moto. Una gara di moto clandestine, figo. Porca... Ma cosa fanno? Via. Sì, qua il modello di guida lascia un po' a desiderare, ve lo dico già. Però va bene, dai. È molto arcade. Ma cosa ha fatto la moto? Oh. No comment. Si è stragirata, ma che cazzo? Fortuna che sono facili, va. Perfetto. Ho vinto? Ottimo. E vai a letto. Fotografa Amanda. Ma vediamo. Frenando completamente a destra, tira a sinistra. E sì che io guido moto, non mi risulta che sia così, eh. Va bene. Faccio un'altra gara volendo. Vediamo. Con questo? Boh. Non credo sarà molto competitivo. Chiaramente non è Need for Speed questo gioco. Né Midnight Club. Dai, scansati, rompicoglioni. Qua in accelerazione e in velocità massima mi superano tutti. Non rotto neanche tanto, dai. Pensavo peggio. Queste attività sono comode, porca vacca, da fare perché ti danno soldi, che servono per tutto ovviamente. E per la reputazione, perché con la reputazione sblocchiamo dei perk permanenti, tipo che ne so, determinate combo, oppure boh, la corsa a piedi più veloce, più salute massima e altre cosine varie. Insomma, tutto fa brodo in sto gioco, ecco.
fatto, Fabrod? Vediamo, adesso vi faccio vedere. La reputazione mi sale a livello 3, giusto? Ok. Wei può disarmare le armi da mischia afferrando e contrattaccando il nemico. Va bene. Ma se io vado qua, potenziamenti, reputazione. Ah, eccolo qua, il livello 3 me lo sblocca in automatico. Quando l'indicatore reputazione è attivo, Wei può disarmare le armi da mischia afferrando e contrattaccando il nemico. Al livello 4 un tuo uomo ti porterà il tuo veicolo dove vuoi e quando vuoi. A livello 5, quando l'indicatore reputazione è attivo, Wei subisce meno danni in seguito agli attacchi. Massaggi super speciali, potete già immaginare, hanno un effetto del 50% superiore per la crescita dell'indicatore reputazione. Inarrestabile, tutto è diventato migliore, inarrestabile di nuovo, dai lo. 40% di sconto nell'acquisto di auto e vestiti. Sì, ma qua bisogna mangiarne di pagnotte, va bene. Vai a letto. Oppure fai colpo sul non ping. Mamma mia. Il boost con l'N2O. Eh sì, sì, è vero. Need for Speed è fatto scuola. Adesso vediamo come verrà fuori il nuovo capitolo, Ah, ancora questi? Vabbè, lasciamoli stare. Mi dispiace che sono morto svariate volte prima, cavolo. Ho perso 30.000 soldi. Sei rimasto ai primi due Need for Speed? Cioè, gli originali originali, tipo quelli del 90, intendi? Per Windows 95. Comunque sono tutti belli, dopo c'è qualche capitolo un po' meno riuscito, insomma. Qualche capitolo un po' più carismatico, vabbè, insomma, è giusto così, è giusto così. Per esempio l'ultimo capitolo, che è Heat, a me è piaciuto parecchio. È stato un buon Need for Speed, secondo me. Carbon, no, Carbon, volevo dire... Come si chiama l'ultimo, il penultimo? Non mi ricordo. Payback, devo ancora giocarlo. Per esempio. Però il sistema delle carte era un po' una gran cagata, tipo. Per potenziare le auto. Oh, there you are. Yeah, I'm back. I thought I'd see if I could talk you into teaching me a few things. Okay, let's go. First thing is make sure the coast is clear. Better get rid of that cop somehow. Allora, distrai il poliziotto. Va bene, gli palpiamo il culo. Ah no, persuadi. Excuse me, officer? Yes. What is it? Yeah, I saw what looked like a drug deal a couple minutes ago. Over there. Thanks for the tip, sir. I'll check it out. Vai. Parla con non ping. Drug deal, huh? Ciao. I have to say though, the cops in this town are kind of dumb. Oh right. When I feel restless, I come out here and hotwire a camera, just for fun. Hotwire? Why not just hack it? I don't have the software to do that. Let me show you how the pros do it. I'll keep an eye out if the police come back. I don't think I can sweet talk them like you did though. Sali sul tetto e sabota la telecamera. Vediamo se riusciamo a salire da qui. No. Da qua forse? Ah, vabbè, ok. La polizia tornerà tra un minuto. Oddio, spero sia facile l'ora da fare. Ah, ok. 4, 5, 6 e qua mettiamo il 2. Ok. 7, 8. 9, perfetto. Impressive. How do you know how to do that? Modestamente. Not going to tell me? Maybe I can find a way to bribe you later. Wait, ice cream. So, that was like pretty fun. I didn't know you were so into tech stuff. Yeah, I'm, you know, into all sorts of crazy shit. I bet. You know,
I still don't know your name. What do you mean? Well, look at my address book. You're still just not pinged to me. That's cute. I like that. So you want to set me straight? Eventually. Most likely. All right. I guess we'll see what it takes to get it out of you. Eventually. Let me show you how the pros do it. Yeah? Ping PC hard drives. Ah, va bene, Scamandro. Bravo, bravo, hai fatto bene. Perché diciamo che tu, Discord con quell'integrazione lì ti dà dei privilegi in più, ok? Ti dà dei privilegi in più. Sono contento, vedi che stai diventando molto pratico allora. Non è come sembrava. Non è una cosa che hanno fatto tutti, sai, quella cosa lì. Non è semplice come sembra. Strada in salita. Oppure vai a letto. Dai, andiamo a letto veramente. Andiamo avanti con la trama, dai. Ecco, io amo e odio gli open world allo stesso tempo. Proprio perché ti invogliono a fare tutto quello che vedi, o perlomeno a me. E quindi la trama viene diluita moltissimo tra una cosa e l'altra. Cioè, nel frattempo, che ne so, fai una gara, tiri dei cazzotti, impedisci delle rapine, eccetera, eccetera. Dopo vai avanti con la trama e dici, ma quel ceffo lì, ma chi è che è? Che non me lo ricordo. Ah, sì, è quello della trama principale che ho visto 2 ore e mezza fa, tipo. Vabbè. È la fortuna e sfortuna degli open world. Secondo me, quella cosa lì. Can I talk to you? Secondo me giocare un open world facendo solo la trama principale, escludendo la trama secondaria, comunque le cose secondarie, secondo me cambia da così a così, a parere mia. Grazie, grazie Scamandro. I got some bad news for you. You know Tiffany from the club. She's been stepping out, seeing that long finger chow on the side. What? Nah, there's no way. Listen, man. I overheard her talking to him on the payphone outside her place. I guess she's keeping him off her cell. Trova il telefono pubblico vicino all'appartamento di Tiffany. Ma non dovevo andare a letto io, tipo. Bah. La telecamera che fa quello che vuole. Oddio. Maledetta telecamera. Piazza una cimice, vai. Anche qua la frequenza, giusto? E beh, classico. Allora. Perfetto. Ma di solito le secondarie negli open world servono per potenziare il personaggio. Se non le fai, puoi non riuscire ad andare avanti. Lo so, ma il problema è che spezzano moltissimo la trama, hai capito? Cioè, rompono proprio l'immedesimazione, secondo me, con la storia, col personaggio, eccetera, eccetera. Dopo dipende, ci sono secondarie e secondarie. Tutto in caldo. Calvin, wait. You were right, man. She's cheating. She's meeting him sometime next week. Keep your eyes open, man. I want to know when they're meeting and where. Credo sia la prima volta che vedo un caso di corna in un videogioco. Che cosa triste.
Esatto. Ci sono storie secondarie e storie secondarie. Attività secondarie e attività secondarie. Nel senso che se tu mi fai un'attività secondaria con il mio personaggio che parla con un altro personaggio e che alla fine magari mi dà una ricompensa per andare avanti nella storia principale, ok. Se invece mi fai una cosa completamente fuori contesto, tipo che ne so, in The Witcher 3 mi dici vai a raccogliere 10 barbabietole, non lo so, dico io, allora lì perde un po' il senso, ecco. Fotografa Amanda, ma non l'ho ancora fatto? Andiamo a farlo, dai. Non ci ho mai giocato, per cui non saprei proprio dirti, sai. Non ci ho mai giocato, purtroppo. Cioè, ho giocato solo al primo capitolo una ventina di ore. Che cacchio è successo qua? Fermi tutti. Qua so cosa fare. Perfetto. Cacco. Benissimo. Dai, vieni qua, bastardo, dai. Dai. Fatti sotto, fatti sotto. Ah, ho vinto io, eh. Bene. Ciao Sanzo! Gira la serratura in senso antiorario? Sblocco in corso. Ok, Assassin's Creed Valhalla, lo so che è bello, lo so che è bello, hai ragione. Ci avevo giocato anch'io a suo tempo. È solo che è difficile mostrare un gioco del genere su un canale piccolo, hai capito? Ti chiede veramente troppo tempo. Cioè, Valhalla è un gioco da 60 ore minimo, tipo. E non sono riuscito. Prima o poi lo giocherò. Uè, merde. Ancora vivi sono. Eh no. Se questi qua mi fanno smontare, mi riempiono di botte, cacchio. Però, ma ricevono danno almeno. Boh, vediamo. Niente, oh. Secondo me non gli fa danno sta roba qua, eh. Ho questo sospetto. Non lo so, forse gli fa un pochino di danno, tipo un pugno. Vediamo cosa succede. No, secondo me non serve un cazzo di niente. Vabbè, hai capito che adesso li meno, mi sono rotto i coglioni. Fatevi sotto. Oh, oh, oh. Cazzo. Bastardo, si è vendicato, sì? Ok, Valhalla è veramente un RPG con i controcazzi, eh. Sì. Beh, ma tutta sta fatica per cosa? E perché è pieno di poliziotti qua? Secondo me qua si è buggato qualcosa, perché... Boh, è tutto molto strano. Comunque sì, a te Sanzo che giochi piacciono, se posso chiederti? Gli RPG in generale oppure gli Assassin's Creed e basta? Troppo bello da portare in streaming. Sì, dipende.
Arrivi da World of Warcraft. Ah, ok, un gioco completamente diverso. 16 anni, però. Ma tutti gli RPG sono belli in streaming, effettivamente, perché ti fanno un po' capire anche le attitudini, diciamo, della persona che ci gioca. Ecco, è simpatica come cosa, simpatica. Dopo dipende, qualcuno di più, qualcuno di meno, insomma. Tempo e anche soldi. Quanto costa l'abbonamento di World of Warcraft mensile? Che non mi ricordo. 10 euro forse, non so, boh. Che non sono tanti se giochi solo a quello, però se giochi a quello e anche ad altro, insomma 12,90, ecco appunto. In che senso sei un bot? Che non ho capito. Ciao Ale. Troppo scarso, vabbè, ma alla fine gioca per divertirti, cazzo te ne frega. Anche io non sarò mai un pro a Warzone, ci gioco perché mi diverto ogni tanto e vabbè. Che poi in realtà è una vita che non lo tocco, però... Se devi giocare solo ai giochi che ti riescono bene, che ti piacciono, cioè che ti riescono bene, voglio dire. It's closed. Why is it closed? The public is only allowed in on the weekends. Oh, this sucks. I wanted some pictures for my blog. Let me see what I can do. You know how I was talking about writing a book? Yeah, with your photos, right? Yeah. I decided to do it on all those cool little shrines all over town. Scatta una fotografia ad Amanda. Wow. Come in Watch Dogs. Scatta foto. Good, thanks. You have to say that dress looks really good on you. Well, you know, this guy bought it for me. Guy bought you that dress, huh? Tell me about him. Well, he's pretty cocky. A bit of a jerk. Eh? But he's also kind of... Teletrasporto. And what does the guy think about you? I don't know. I don't know about the guy, but I think you're pretty cute. Di dove sono io, Sanzo? Vuoi sapere? Io spero tu mi abbia già visto, perché solitamente uso la webcam dove faccio video live. Però no, a parte gli scherzi, Veneto. Offri un po' di denaro, corrompilo, vai. No, I told you it's closed. Look, I'll make it worth your while. Well, sir, it is time for my break. I think I'll go for a walk. You're so resourceful, Wade. Hey, will you take some pictures for me? Please? Questa che è fissata con le foto. Ah, fai il corriere Amazon. Beh, potrebbe anche essere a Rovigo. Rovigo. Oh, over here. Rovigo, dopo chissà, boh. Troppo distante. Ah, allora no. Allora no. Oh, that's pretty. Simpatica sta missione, particolare, diciamo. Guarda che belle fontanelle. Un'altra foto? Ok. Il profilo, ti è. Ma è vero che in Warzone hanno fatto tipo anche a suo tempo l'evento con Godzilla e King Kong? Sì, vero? Se non ricordo male. Dopo c'è stato anche un evento con Terminator, mi pare. That's great. Thanks.
You're a pretty good photographer. Ma dicono che statisticamente almeno una persona in giro per il mondo abbia un sosia, poi boh. It's no problem. I mean, it was fun. Kind of, you know, nice playing tourist in your own town. Yeah, I can see that. Terminator c'è ora. Thanks again, though. Ma taking the time to, ti spiego. You know, do this. Yeah, it's okay. So, was this like a date? Sounds good to me. What do you think? Definitely. I mean, yeah, that sounds great. Well, thank you for the date then. Sì, ma cazzo, Wei parlava di essere cornificato da quella tipa. E dopo fa anche lui così. Va bene, dai. Sì, Alessandro, vagamente. Hai molte meno possibilità, però il concetto è quello. Solo che Grand Theft Auto si basa moltissimo sullo sparatutto, sulle armi da fuoco. Qua invece è il contrario. C'è molto più corpo a corpo e un po' di spara-spara ogni tanto. Questo qua, Alessandro, è un bel gioco, Se ti capita, penso tu possa apprezzarlo. Adesso guardalo un attimo e poi vedi, insomma. È molto molto carino, e non costa neanche tanto ormai. Volevo dire, il discorso Terminator è una skin da comprare oppure c'è tipo qualche evento nella mappa di gioco, tipo che ne so, c'è un Terminator bot da qualche parte, non ne ho idea, voglio dire. Ah, è una skin, ok, pensavo ci fosse un Terminator in giro per la mappa, hai capito? Come in Fortnite, che alla fine in Fortnite quando mettono le skin belle c'è anche un NPC che devi uccidere tipo in giro a rompere le palle. Tipo tempo fa c'era The Rock, ad esempio. Quindi hanno messo l'evento zombie, che figo. Ma c'è sempre il PvP nell'evento che devi uccidere gli altri oppure solo co-op tipo quello lì? Tipo PvE e basta, diciamo, non so. Cacchio. Comunque, Sanzo, volevo dirti una cosa. Sei un ragazzo che non passa tanto in live, ma non è questo che volevo dire. E sei a conoscenza del server Discord? Se ti fa piacere, buttatici dentro, perché potrebbe essere interessante per svariati motivi. E ci sono stanze a tema single player, stanze a tema multiplayer. È un posto dove teoricamente si possono chiedere consigli sui giochi, su cosa comprare, su cosa non comprare, eccetera, 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 ecco. E lo sto gestendo bene, sta venendo su un bel gruppo dove parlare, insomma. Un po' alla volta, ci vuole un po' di tempo. Tipo che quando muori diventi zombie, devi recuperare delle fiale per diventare di nuovo normale. Ah, che bello. Peccato che sia, cavolo, a tempo limitato, immagino. Tanto per cambiare. Ma ancora qua? Ah beh, certo, è la strada qua, al contrario di prima, adesso ci penso. Ora si spiega tutto, va bene. Hai la donna a casa che rompe le palle, Bisogna anche dedicare del tempo alla donna, come faccio io, perché altrimenti le cose vanno male. Le cose vanno male. Bisogna trovare il giusto equilibrio, dai. Oppure, sai cosa puoi fare? Come facevo io a suo tempo? Convinci la donna a giocare con te. Ecco. Tipo, vi trovate dei giochi da fare assieme e quindi unisci l'utile al dilettevole. Che bella moto. È tipo una CBR questa. È una Toyoyama. CB750R. Va bene, Sanzo, va bene. A presto. E per quanto riguarda Discord, faccio il pensierino. Buon lavoro. Vediamo di dormire, dai. No. Qua. Allora. Ah, possiamo anche fare il sequestro di droga. North era tutto per me. Eh sì, è vero. Ciao, Sanzo, mi pare un tipo simpatico, a presto. E non è qua.
Non è questo. Dov'è? Qua forse ancora? A quanto pare sì. Dai, sei sicuramente tu. Vediamo se ho fatto giusto. O forse era lui. Non lo so. Non è il nostro uomo. Ah, cazzo. Allora era l'altro. Quello che gli dava la valigetta. Porca miseria. Riproviamo. Che fail. Che fail. Questo allora. Dai. Vediamo. Eccolo lì. North era tutto per me. Bene, bene, bene. Dormi. This guy wants in. He's gonna have to show me some blood on his hands. Show your true colors tonight, brother. You are an officer of the law. Questo era un flashback, credo. Zio Po, segui Tiffany. Allora, andiamo da quella poco di buono di Tiffany, per non dire altro. Anzi, no, facciamo questo, dai. Find out? Yeah. She's with him later today. I don't believe this. Aspetta Tiffany vicino al suo appartamento. Quella attenzione. Che bello. Comunque, cosa buona e molto positiva in questo gioco, puoi skippare veramente tutto. Ah sì, sì, sì. Sì, sì, è vero, è vero. Ho notato, ho notato. Ho notato. Ma si vede che hanno preso i difetti e li hanno tolti, Buona parte di Genshin Impact, sì. Tiffany, cosa mi combini? Ah. Sarà difficile passare inosservato con una moto che fa sto casino qua. Che qua sto notando che veramente hanno fatto un super lavoro di remaster grafica, È veramente bello, cavolo. Cioè, io non direi mai che sto gioco qua del 2014, per esempio, per tanti motivi. Guardate che bello che è qua. Sarà anche l'ambientazione che fa rendere molto di più. Illala, mi stavo per sgamare. Affronta Tiffany. Adesso gli diamo un casco in faccia. Hey, what the hell you think you're doing? Who are you? Persuadi. Wei Shen, motherfucker, who are you? Oh,
So the big triad gangster is mad now? Oh cazzo. Only the big triad gangster can sleep with other people? Whoa, triad? I'll see you later. Who is this not pink person? You think you can fool around on me and I don't care? Look, she didn't mean anything to me. It was just part of work. Work? You think I'm an idiot? You think you can go around jumping into other girls whenever you feel like it? But what's good for Yang is good for Yin. Okay, okay. I'm sorry, all right? I never meant for you to get hurt. Huh. Some excuse. So you're gonna dump her now? Stay loyal to me? Or do I have to go find another man to keep me warm? Let me see what I can do. You know, I thought you were different. I guess not. Goodbye. No! Quindi lei aveva le sue ragioni, poverina. Cazzarola. Vabbè. È andata così ormai. Addio Tiffany. Andiamo a menare un po' di persone per sfogarsi un po' un attimo. Eccoli qua. Attaccatemi dai. Beh, nessuno fa le prime mosse. Ma... Cazzo. Che brutta fine che ha fatto quello lì. Tutti giù. Ancora? Perfetto. Vediamo se la reputazione sale. Ah? Non è servito a niente questa cosa qua. Bah, vabbè, ok. Qua c'è una telecamera, va bene. Qua ci dovrebbe essere un raid della polizia. Così facciamo salire il rispetto della polizia. E questa è un'altra attività secondaria. Ah no, un inseguimento questo. Vabbè, ok. Oh cazzo, ho sbagliato. Porca miseria. Volevo sì speronare, ma non buttarmi giù. Dai. Porca pacca. Corri, corri, corri. Che fail, porca puttana. Mantieni il bersaglio. Vabbè. Vai, vai. E allora... torna indietro, maledetto. Va troppo veloce, cavolo. Dai che adesso lo prendiamo quando è rettilineo. Vediamo di speronarlo per bene. Perfetto. Via. Poi esplode tutto. Teoricamente dovrebbe ammanettarlo, no? Presi? Credo. Non mi sembra che li abbia molto manettati, però va bene, dai. Perfetto. E vabbè, è salita di uno sputo. Ah. Strada in salita. Oppure...
cosa abbiamo qua, vediamo. Fra l'altro potrei anche provare a cambiare vestiti per vedere se magari mi danno qualche perk diverso. Questo set qua mi dà il 5% di danni da corpo a corpo, per esempio. Vediamo se gli altri set fanno qualcos'altro di diverso. Andiamo da Hang Plus Sui. Torso. Allora, indossa scarpe, pantaloni e maglia per ricevere un bonus del 5% a punti esperienza polizia. Polizia, questo qua niente, niente. Polizia. Triade questo. Beh, giustamente. Questa qua è una bella canotta per la polizia. La compriamo, ma non la metto subito. Credo. Poi questi qua, polizia, 10% corpo a corpo? Vero. Cappelli. Qua niente, va bene. Occhiali. Occhiali da viaggiatore frischi. Indossa. Triade. E poi qualcos'altro per la polizia? No, ma mi sa che l'ho già preso, vero? Sì, triade. Polizia, ok, perfetto. Va bene. Ma adesso mi ha scombussolato però il completo, cavolo. Se lo che ho fatto indossa anche per sbaglio, vabbè dai. Un veicolo da inchiappettare. Eccolo qua. Ciao Scamandria, presto, presto. Pazienza di cosa, ma vai tranquillo. Grazie a te invece, grazie a te. Anche io fra poco vado a cenare, sai. No, ma io volevo prendere il taxi, cavolo. Ma prenderlo letteralmente, nel senso, farmi portare in giro, non funziona mica. Vabbè, ok. Zio Po, vediamo. Si fu, vedrai che sia molto difficile. In bocca al lupo. Merda. Vediamo se c'è qualche sparatoria con zio Po. E dopodiché andiamo a cenare. Stasera non so cosa mostrarvi, nel senso che ci sono troppe cose da mostrarvi. O giochiamo a roguelike in modo che non ci sia un inizio e una fine e possa piacere un po' a tutti, anche senza conoscere, diciamo, lo stato della trama, oppure non saprei. Perché sono quelle le alternative. Non mi va. Who's he talking to? It's the Dai Lo, man. It's the chairman. Non mi va, là. Non mi sento. Wei, you're coming with me. Looks like you're gonna meet Uncle Po. The rest of you, wait here. Don't do anything until you hear from me. What's going on? You are staying here like I told you. And you are shutting the fuck up! Got it? Yeah, boss. Of course. Good! Poverino. I got all the best flavors! After this, quick! Porta Winston da zio Po. Andiamo. We pissed off the wrong people, Wayne. Look, at least we kept Siwa alive. Yeah, that may be just what saves us. I'm gonna bump Uncle Po's cup. Hoping that doesn't. It's not fair, you know? Look what I built. The night market. All of North Point, really. And Dog Eyes gets greedy. What was I supposed to do, Hanley Wabi Watanga? Just what you did. Look, you can't back down from that asshole. You and him got history, huh? Well, me too. Uncle Po. Listen. Anything happens to me, you look after our people, okay? We're a family. Family has to stick together. Duke, Conroy, they're good guys. But they're not gonna be leaders. I know Conroy gives you shit. You've proven yourself now. And he'll see it. Even if he doesn't want to admit it. Do me a favor. Look after Peggy and my mom, too. It's gonna be rough business. One thing we got going for us is each other.
brothers, you know. I know people use that word, but it means something to me. And it should to you too. Not just that we're Sanani. True brothers. Blood. We look after each other. And we look after the people we love. Okay, Winston. Sono molto belli i discorsi che fanno sotto, eh. Told me he really works for Big Smiley, not Dog Eyes. I keep hearing his name. Big Smiley is backing Dog Eyes, sure. That's where he gets the balls to come after me. Lee has a lot of power. Along with drugs, he's into prostitution, porn. He even sells women across the border into the rest of Asia. Whole thing is run like an industry. Very sleazy, but big money. Winston, we can't just walk in there. Not if it's as bad as you say. We don't have a lot of choice. It's the way it's done, Wei. Besides, you can't hide from Uncle Poe. If he wants you dead, you're dead. And I'd rather see it coming, you know? You should be okay. But if I get my ass shot, do not do anything stupid, you hear me? Okay. Finito il discorso? Era molto bello, cioè era molto interessante, voglio dire. Who gives a shit? Fuck off, Johnny. Vaffanculo, Johnny. Hey, Winston. What's wrong? You look a little pale, man. Yeah, Dog Guys tells me you've been throwing your weight around. What happened? You guys used to be tight as shit. Is he here? Nah, he left a while ago. Without a scratch. Doesn't bode so well for the other parties involved. Aia. Go right in. Have fun. Lui è uscito intatto, il che non lascia presagire bene per gli altri, effettivamente. Uncle Poe. Ah, Winston. Come in. Sit down. Have some tea. And you, young man, must be Wei. Winston speaks very highly of you. Winston has been a good friend to me. I've tried to do right by him. I like the way you think. That's the attitude that makes us strong. Loyalty, discretion. Used to be more common. Winston says you're the one who made sure Siwa was not arrested. Adesso Fede ti rispondo. Va bene. No, it was Winston's idea. He had to assert himself. Assert his position. But he didn't want to inconvenience you in the process. Did he now? In any case, you did well. I want to show you my gratitude. Uncle Poe, there's really no need. Don't argue with me. Do you know Roland Ho? He has a business collecting debts. The other day, he told me that he could use some help. It's quite lucrative, you know. Tell him I sent you. Winston won't mind in the slightest. Will you? Thank you, Uncle. Winston, 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 relax. I know you were provoked. Mamma mia. Scusate. O gli tagliano un mignolo. Gli fanno tagliare un mignolo come fanno nella Yakuza. Oppure non so, fa una brutta fine. God damn it. I bet $1,000 I was going to be carrying you out in a fucking body bag. Uncle Poe must like you. Yeah, I don't think he has an opinion on me either way. Alright. I tell you what, you get tired of spinning your wheels in the night market, give me a call. There's more to this business than strong arming street vendors. Ricky, your name's Ricky, right? I appreciate the offer. You know, let me think about it and I'll get back to you. Allora, Fede, sì, va bene. Pubblichiamo Soma e dopodiché lasciamo il tempo che chi lo vuole guardare lo guarda e poi lo giochiamo. Tipo magari nella terza puntata, perché tre puntate ho fatto, scrivo ci vediamo per proseguirlo tal giorno in live, va bene? Se facciamo così, dai, così mi riguardo anch'io l'ultima mezz'ora per capire un attimo e do tempo anche agli altri di recuperarlo, ecco. Yeah, you alright? Stay ready. I always am. Look, in the meantime, you're getting swamped with this waiting crap. I may need your help on a couple of things. Yeah? Yeah. Ah, stavo guardando il sub. I tell you, it's easier to be a red bull than a crew. Stop by the restaurant when you're done there, okay? Got it. 9 pullate singole.
Ma anche lì c'è due SSR. Cosa vuol dire SSR? Il 5 stelle di Genshin in pratica. Oh, una valigetta, cavolo. Percentuale stelle. Ah, 5 stelle. Ah, ok, ok. Però, che culo. Hey, Roland Ho? Who's asking? My name's Wei Shen. Ah, Wei. You got friends in high places, my boy. I hear you and Winston have been making trouble with Dog Eyes. Dog Eyes has been asking for trouble. I remember when I was like you. Always looking for a fight. Ready to kill anyone who so much as looked at me sideways. Here's a tip for you, kid. Don't take on a boss in your own triad unless you know for a fact someone else is gonna back you up. Hierarchy is the only thing anyone cares about. Always have, always will. Thanks for the advice, old timer. So, when can we get to work? Okay, big man. Motailedinjong, Petsy Wing, bad luck at Mahjong. You'll need this. Collect what she owes. Qua si spara. Ti è andata molto bene. Molto bene, direi. Trova Patsy Wing. Io sono presissimo con questo, Se fosse per me non mi staccherei più oggi. Seems to have a handle on who's causing the trouble. That's a relief. Look, I gotta go, Jackie. Gotta see a lady about some women. You're gonna pay up, you understand? Shit, that's a lot of muscle. Tieni premuto le B per mirare mentre guidi, che figo! Oilala! 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 Qua le cose si fanno interessanti. Headshot! Che figo! Con rallentatore poi, ma quanto bello è! Spettacolo, spettacolo. C'è ancora qualcun altro? Direi questi qua. Oh cazzo. Vabbè, ok. Spero di sparare le gomme, ragazzi, ma non ci sono mica riuscito. Ma quanti ce ne sono? Non ho più colpi io, Cici. Cioè, fuori dai coglioni, to. Bam! Che bello! Era da un sacco che non vedevo dei combattimenti, degli scontri in auto così piacevoli. In Mad Max, probabilmente. In Mad Max. Va, che bello! Quando esplodono le gomme. Sperando che non si distrugga l'auto, Ferma l'auto senza uccidere pazzi. Tieni premuto A quando si avvicina al bersaglio. Ah, ok. Ok, ok, ok. Merda. Premi A quando la freccia diventa verde. No, 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 no. No, lì. Cavolo. Perfetto. È entrato con pazzo, va bene? What is this? I haven't done anything. That's the problem. You old guy like rolling home money, you gotta pay. I'm sorry, quello era cattivo, I don't care if you're sorry. I care if you have the money. I don't, I'm sorry. Hey, stop saying that. Sorry.
Che cazzo è successo? Ma si è buttata giù, oddio! Si è buttata giù tipo i 200 all'ora! You got the money? No, that's best thing though. Got a car loaded with dope. Alright, what I have to do. Bring it back here as soon as you can. Don't drive around in a stash car any longer than you have to. No, ma qua quante clip dovrei fare? Sono bellissime, sono! Parcheggia l'auto davanti al garage. In realtà è dentro, comunque ok. Va bene. Ah, ok, ok, va bene, Master, va bene. Me l'avevi detto, sì. Hai ragione. Hai ragione. Adesso me ne vado anche io, sai. Shen, dobbiamo vederci subito. Raymond, va bene. Vado a cenare anche io fra poco. Quante scene spettacolari ci sono. Shen, finally. Where the hell have you been? Look, do you have any idea what's going on? What happened at the warehouse? Raymond, do you ever actually read my reports? Your reports? All I have to do is read the goddamn newspapers. They're calling it a massacre. If it ever came out that the police were involved, we're dead. It won't. Well, you can't know that. You at least could have turned Siwa over to us. It would have helped our case. And would have put the entire operation at risk. What does Penju say? You know, he's not your handle, Wei. I am. Well, then fucking handle it, Raymond. Well, how'd you think this was gonna go down? Huh? Whatever it takes, you remember that? You wanted results, and you can't get them sitting behind a desk, nosing a rule book, with a stick up your ass. Look, Raymond, I am doing what needs to be done. No, no, you've crossed the line, Wei. I'm gonna terminate this operation. You can't do that. Pendru won't allow it. Pendru may like to take chances. I don't. And you are dangerous. Dangerous. Fine. But before you go back to your office to try and pull the plug, go ahead and tell Pendru that I just met the chairman of the Sun On Yi. The chairman? Wait, you're just a foot soldier. Well, this foot soldier has just been marked for promotion because I made sure Suwa got out safely. It'll be in my report. And maybe this time you'll actually read it. Bella questa svolta. Molto bella, molto bella. Sono ancora in live per poco, King. Per poco. Sveglia alle 9:36 di mattina. Dormi. Ma dove siamo qua? Combattimenti illegali su un'isola segreta. Ti ho procurato un invito. Il traghetto parte dal centro. Stai quasi fine gioco. Ma come? Ma dai, ma stai scherzando? Ma se non ho fatto niente. No, comunque se anche fosse non dirmelo, per carità. Comunque è impossibile, impossibile. Impossibile. No, è impossibile, cavolo. Com'è possibile? Non ho fatto niente, non ho fatto. Avrò fatto 3 missioni principali. Possibile, no? Ah, ecco, ecco. Per fortuna. No, perché mi dispiaceva, mi dispiaceva. Quando un gioco mi piace tanto, vorrei che durasse sempre un po' di più, ecco, di quello che penso. Salva, vendetta, ok. Bene, ragazzi, io qua vi saluto. Vado a preparare la cena, dato che sono da solo. Ci vediamo questa sera alle 21. E non so cosa farvi vedere, onestamente. Non lo so, non lo so. Non lo so, comunque a dopo, a presto.